Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Overwatch 2. Io sono GlacialSphere ed oggi giocheremo con Tracer, la eroina che viaggia nel tempo e nello spazio, e per cui bisogna essere molto bravi e conoscere molto bene la mappa per essere efficienti con Tracer, cose che io non sono moltissimo. Comunque, andiamo subito a leggere le sue abilità mentre inizia il game, mentre inizia la partita. Pistola impulsi, arma automatica corta gettata, La semplice. Bomba missione giunge impulsi, a un termine. potente esplosivo che si attacca a superfici e nemici. Traslazione. Ti teletrasporta nella direzione in cui ti stai muovendo. E Qual è la cosa flashback. più Torna indietro incredibile nel che hai tempo, visto nella da posizione bambino? e con la salute precedente. C'era Con quella la ragazza salute che pensava precedente. il Non mi ricordo bello. se anche in Overwatch 1 ti Giusto. curasse questa Che abilità. viaggio che è stato. Comunque, Scusami, abbiamo la non solita passiva preoccuparti, ne dell'attacco e passo nel frattempo subito. vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Tracer Ho e se avete dei migliorato la mia consigli per esperienza. poterla usare al meglio. Ed infine iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Ho già fatto anche altri video su Overwatch, ogni uno su un singolo eroe. Potete andare a vederli come volete nella playlist che trovate. Ok? Nella playlist che trovate sul canale. Ok, io non posso andare dentro però senza avere la mia E. Quindi aspettiamo un secondo. Da qua da dove sbuco? Da dietro, giusto? Via. Buono. D'altronde Tracer. Vi farò venire un po' di mal di testa, ma Tracer si gioca così, eh. Cioè, vai dentro e fuori in continuazione. Posso salire? Non credo. Mi si muove solo in maniera orizzontale, lei, vero? Qualche volta l'ho usata lei su Overwatch 1. Però non molto. Non sono mai diventato pratico con Tracer. Via. Ok. Un po' confusa sta tipa, eh. Buono. Buono. Ok, dai, non sta andando male. Come primo. Come inizio di partita non sta andando male. Che lag, avete visto che lag? Questa, ragazzi, non è la mia connessione, ci tengo a dirlo. Attenti alle bombe. Tocca andare a flancare. Ovviamente con Tracer si flanca. Ah, tanto stanno già combattendo là loro. Buono. Via. Superiorità numerica, tenetelo a mente. Ho il carico sotto controllo. Via. Buono, non ho ucciso nessuno con la sua bomba. O sta andando ancora? Ok, non ho ucciso nessuno. Sento qualcuno Carico non camminare si qui. sposterà da solo. Sento qualcuno camminare qui sopra. O sbaglio? Faccio avanzare il carico. Niente, mi hanno ucciso. Peccato, speravo di uccidere prima quel Junkrat. È rimasto con un HP, sto infame. E tipo mi sono fregato. Sono fregato con le mie stesse mani. Chiamano perseveranza. Il carico ha Buono. raggiunto il gettone. Dai. Dai, cioè sono andato sulla trappola. Ma che sfiga. Ma lui l'ha messa lì apposta? No, ci sono andato io.
maniera stupida. Non avevo manco vista la trappola. Mannaggia me. E queste sono a corto raggio d'altronde, eh. Buono. Consegnerò questo carico in su. Senti di renderti un bersaglio. Questa è la vostra fine. Nessun rancore, tesoro. Niente. È riuscito comunque a uccidermi alla fine. Sparavo da 3 ore, li sparavo. Boh. Ok, non posso oltrepassare i muri comunque. Andiamo su di qui. Dai, l'ho tirata davvero così brutta la ultimate. Mi sa di sì. No, non ho la mia E. È difficile usare Tracer quando loro stanno tutti insieme, eh. È difficile. Ma io pensavo di aver tirata meglio comunque la ultimate. Invece l'ho buttata proprio a casissimo via. Tracer comunque è fragilissima, giustamente ha una mobilità che nessun altro nel gioco ha, quindi è giusto che sia così fragile. Però se ti prendono mezza volta sei morto. E niente. È arrivata Moira. Impossibile uccidere la gente quando c'è Moira in giro. Cosa? Dai! Dai, ancora la trappola di Junkrat. Dai. Niente, sto facendo davvero schifo a giocare con Tracer. Però era preventivato da parte mia, dato che non sono un grande giocatore di Tracer. Non è nel mio playstyle. Preferisco dei flank che possano essere un po' più efficienti. Tracer è letteralmente una zanzara. Dentro fuori, dentro fuori, dentro fuori, in continuazione. Non è così semplice da usare. Perché sono andato qui sotto? Non c'è niente da fare qui sotto. La mia anima si incendia. Ancora! Ok. Guarda, guarda! Gli ho tirato un caricatore in faccia e non è morta Moira, eh. Gli ho tirato un caricatore addosso e non è morta. Vabbè, comunque abbiamo vinto, non per merito mio. Manco per niente, ma per merito probabilmente di questa Orisa che ha davvero fatto una gran bella partita. Guarda lì, incazzatissima. Fortissima, guarda. GG, grazie Orisa per questa vittoria e noi andiamo subito in un'altra partita, sempre con Tracer. Andiamo di nuovo con Tracer, partita trovata. Magari cambiamo skin, non ho molte skin di Tracer. Possiamo mettere questa sportiva, che ne dite? Dai, vediamo se riusciamo a giocare un po' meglio in questa partita. Dobbiamo trovare gente che se ne stia un po' lontana dal Lost Fast and You Can Go. Ok, va bene. Comunque, devo trovare gente che se ne stia un po' lontana dal team, perché Tracer non è che faccia tantissimo danno, almeno questo è quello che mi è sembrato. Per uccidere qualcuno devi svuotargli praticamente il caricatore in faccia e poi devi ricaricare. Devi letteralmente essere una zanzara, entrare, uscire, pungere in continuazione e difficilmente potrai fare dei danni massivi. Difficilmente potrei essere la fara della situazione. O la sombra, no, la sombra, la simmetra della situazione.
Difficilmente. Andatevi a vedere il video di Symmetra per capire quanto un danno può essere forte. Cioè quanto un campione da danno può essere forte. Queste vengono curate in continuazione. Come, scusa? Un colpo? Cioè Macri mi ha tirato un colpo e mi ha ucciso. Guarda, un headshot, vabbè, grazie Macri. Sempre nei nostri cuori. Yeah. Un po' di cure? No, eh. Me ne devo andare a prendere da solo. Ok, qualcuno è morto. Dove è andata lei? Dai, ho buttato via ancora la ultimate. Faccio cagare con questa ultimate. Un po' di cure no, eh. Un po' di cure. Grazie. Dov'è che si va qua? Sopra. Ma no, ma sono uscito dalla parte in cui non volevo uscire. Niente, andiamo qui sotto come barboni. Ah, dici? No! Non mi ero accorto che fosse quella avversaria. Non so perché pensavo fosse la nostra, anche se non c'è una diva nostra. My bad, my bad. Niente, si è ripresa ancora al me. Può gentilmente morire la gente, grazie. Vale. Oh, muori. No, sto per premere la E. Almeno la ultimate l'ho usata in maniera decente. Non sto nemmeno facendo così pochi danni in realtà in questo game. No, in quest'ultima azione mi sono tirato un po' su. Lì stavo per premere la E, peccato. Non sono fatto in tempo. Mi sono mancata. Buono, via, curiamoci. Buono. Buono. Dai, alle mie spalle è arrivata Brigitte. Stavamo cercando di distruggere quella tipa addirittura nel suo spawn. Ma poi che danno ci ha fatto, però? È disintegrato. Andiamo, andiamo, andiamo. Attenzione, siamo meno di loro. Come sono meno di loro? Ok, hanno ucciso tutti, via. Aspettiamo. Sa che sono qui? Sì, lo sa. La mia ultra è quasi pronta.
Che botte mi sono preso per niente. Ecco fatto. La mia ultra è pronta. Dai, non è morto nessuno. Mi sembravano molto vicini loro in realtà. Buono. Via. Via. Devo continuare a far così, ragazzi. So che è brutto anche da vedere, ma d'altronde questa si gioca così. Ma dai, ma quanto si continuava a curare quella tipa. Guarda quanto si curava. Oh, infame Brigitte. Mezzogiorno di fuoco. Perché ho fatto questo giro da Polly? Ok, è venuto il momento di andare a appiccicare una bombetta a te. Addio. Ma non muore. Ma fa cagare la mia ultimate. Ma scusami. No, fa cagare l'ultimate di Tressa, ragazze. Cioè, non uccide un tank. Via. Oh, raga, continuano a picchiare i tank loro. Cioè, non hanno capito che non devono picchiare i tank. E stavo per premere la M, non ce l'ho fatta. Cioè, continua a picchiare il tank. Continua a picchiare quella Orisa lì. Ma picchiate gli altri. Cioè, loro picchiano Orisa, Orisa viene curata. C'è dietro Brigitte che la cura a spam. Cioè, ha fatto 9000 cure Brigitte. 9000. Ma cacchio è possibile? Buono. Ma è ancora io lui? Sì. Curami. Mi curi, per favore? Grazie. Stavi guardando? Siamo in minoranza. Minoranza. Niente, raga, ci ho provato. Qua erano praticamente in 4 contro di me. A livello di danni non sono andato nemmeno male, in realtà. D'altronde Tracer non è uno che fa danni appunto ad area o altro. Cioè, vai dentro e spari con le mitragliette. Non c'è molto che possa fare. Anche con la ultimate questa volta ho solito uccidere due persone. Devo andare più vicino. Basta, quella tipa lì ha ultato troppe volte, ragazzi. Non muore, non muore. Oh. No, non ci sei qui tu.
Oh, finalmente. L'abbiamo portato. Impalami, tanto ormai. Ho fatto. Jesus, Kangonau. Va bene. Azione migliore della partita, Genji. Il buon Genjino. Ah, quando ho attivato la ultimate. Beh, Genji in ultimate è fortissimo, specialmente contro gli squish. Bravo, bravo. Dai, questa è una partita decisamente migliore rispetto a quella di prima. Andiamo subito a fare però l'ultima partita del video con Tracer. Partita trovata. Andiamo di nuovo con la nostra Tracer. Kiriko che cura, fortissima. E Moira. Ok, abbiamo due supporti davvero forti. Anche se prima avete visto Brigitte quanto cacchio era forte. Cioè, Brigitte, lei... fortissima, non vedo l'ora di fare il video in cui la provo perché, spoiler, non l'ho mai usata in vita mia su Overwatch. Era uno dei campioni tra l'altro usciti dopo la release del gioco, uno di quelli che, con cui hanno aggiornato il gioco. E non vedo l'ora di provarla, ho visto che può essere davvero forte, non me l'aspettavo. Vai. No, troppo forte, Tracer sei troppo forte. Dovremmo cominciare. Dai, 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 fai canestro. Grande, ha fatto canestro. Grande! E adesso beh, può, una volta trovato l'angolo può farlo quante volte vuole. Ok. Riesco a flancare. Oh, calmo, eh. Ok, via. No, mi sono suicidato. Boy, che figura barbina che ho fatto. Avevo fatto un bel flank. E poi il tipo lì invece mi ha fatto fare una figura di merda. Che sfiga. Che sfiga davvero. Però abbiamo preso il punto, dai, non male. C'è qualcuno qui dietro? Qualcuno da far fuori? Sì che c'è. La smettono di curarla sta tipo oppure... Anzi sto tipo è McCree. Via. Niente. Comunque ero 3 contro 1 lì, 3 contro 1. Alla fine mi ha ucciso McCree tra l'altro. Però il punto ce l'abbiamo ancora noi. Questa è la cosa importante. Io finché riesco ad essere anche solamente una distrazione per loro, va bene. Guardali lì. Ah, però, eh. Ah, però. Madò, ragazzi. Fastidio giocare contro Symmetra con lei. Con Tracer. Che fastidio. Posso fare tipo uno, non penso possa tagliare da lì. Forse con tre cariche. Forse con tre cariche sì. Buono, fregato. Dai, le robe di Symmetra mi hanno ucciso. E chi se l'aspettava che fossero tutte lì? Comunque Symmetra è uno dei tank più forti del gioco, Mamma, è uno dei danni, volevo dire, più forti del gioco. Ma tranquillamente. Ok, catturato, ottimo. No, mezzogiorno di fuoco. Mezzogiorno di fuoco, le figa. Mezzogiorno di fuoco. Due ne ammazzate. Ha ammazzato me e Kiriko. Eccomi.
Dove cazzo sono finito? Pensavo di entrare, perché mi ho buttato fuori? Ho preso male la mira con lo scatto. Pensavo di entrare, invece mi ho buttato da lato, non volevo andare a lato. Vabbè, anche Winston è un bel counter per Tracer. Anche Winston. Cioè, prima sono riuscito a batterlo fregandolo un po', ma non è semplice. Via. Ma che cacchio, ma non muore quella tipa. Ma quanto poco danno fa Tracer? Boh. Dovremmo... No, hanno vinto loro, peccato. E Tracer è davvero faticoso da usare, perché fa poco danno. Fa davvero poco danno. E devi diciamo più sfruttare l'occasione, secondo me. Devi sfruttare l'occasione di prendere gente con poca vita, buttare la ultimate, questo tipo di cose qui. Grazie. Eccolo lì ancora Genji. Bravo Genji. Una scheggia. 4 3 2 1. Secondo round. Conquistare. Andiamo a conquistare l'obiettivo. Dai, ancora Winston. E Tracer è counterata da troppi personaggi, secondo me anche. Cioè, guarda Winston, va lì tranquillo, va fuori tutti. Certo, è counterata da quelli che ho contro in questo momento, questa è una sfiga. Cioè, si metra Winston, la counterano fortissimo. Chi c'è qui? Nemici? Sì. Muore. Minchia, c'erano le robe di Symmetra lì. Ecco, come vi dicevo, cioè devi sfruttare il fatto che magari qualcuno sia un po' indebolito e vai a finirlo. Però è difficile fare delle azioni singole da soli con Tracer. Quante volte vedete una play of the game con Tracer? Praticamente mai. Guarda te. Dai, ma l'hanno evitata tutti. Olè, morto. Ok, forse riusciamo a fare qualcosa. Mi spiace ragazzi che dobbiamo vedere un gameplay così penoso, ma d'altronde io Tracer, come vi ho detto, non lo so utilizzare molto bene. Arrivano da qui, arrivano da dietro. Oh, questa qua proprio l'ho inculata malissimo. Buono. No, ho sbagliato. Ho avuto male un pulsante.
Buono. Ok, ho la ultimate. Curami, grazie. Ma va a cagare, tanto mezzogiorno di fuoco. Tosta. Play of the game? E si torna in gioco. Tutto bene? Sganciamo una bomba. Ricominciamo. Ho eliminato un drone sentinella, ti rendi conto? Con la mia ultimate ho eliminato un cacchio di drone sentinella. Niente, ho provato a far qualcosa qua, però mi sa che abbiamo perso, mi sa che è persa la partita. Sì, persa. Unlucky. Beh, con Tracer avete visto che non me la cavo proprio benissimo, per usare un eufemismo. Ma diremo, vediamo chi è la play of the game. Ah, del nostro Reinhardt. E io ve l'ho detto anche in altri video, lo stile che preferisco come gioco in Overwatch è quello del tank. Devi mirare di meno, conta di più, diciamo, l'essere un po' più strategico, e conta di meno il fatto di mirare semplicemente bene, come se fossi su un FPS qualsiasi. È più un gameplay da MOBA, effettivamente, quello di del tank. Bene, abbiamo raggiunto il livello 22 del pass battaglia, cosa di cui me ne importa molto. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!